10.000 lire sono il prezzo di un pacchetto di sigarette ed un quotidiano. L'imperiale diventa un sogno il sabato, perché farà mezzanotte e mezzogiorno, l'after hour, e poi ora imperiale hace mucho calor, ¿no es verdad? Volevate ascoltare la favola? C'era una volta, molti, molti anni fa, cosa c'era? C'era l'imperiale. E chi è che curava lo staff imperiale? Chi era? Lo volevate sapere? No, non ve lo voglio dire. Imperiale, non te lo voglio dire. Guardalo, l'imperiale. Bravo. Guardate le luci. Le luci sono perfette e in coordinazione con la musica proposta da Alex Neri. E la luce è Amy Lightchain. Guardatevi in faccia. Imperiale, I love you. Thank you.
Thank you.
caro Giulio, all'uscita.
sabato prossimo? Sabato prossimo. Sabato prossimo inaugureremo l'aria condizionata. Un mese e mezzo di lavoro e 200 milioni di investimento. Verrete per credere. Non ci credete? Vi aspettiamo sabato prossimo. Pensate, è più di due mesi che stiamo lavorando sull'aria condizionata. Non ci credete, vero? Invece è la verità. È la verità imperiale. Nessuno ci vuol credere. Nessuno. Torso nudo, lo sapete, per i maschietti, lo sapete che non è chic mettersi a torso nudo? Mettetevi le magliette, anche se è caldo. Voi non ci crederete, però da sabato prossimo entrerà in funzione l'aria condizionata. Così potrete coprirvi. Non ci credi? Non ci crede nessuno. Allora venire per credere, provare per credere il freddo all'imperiale. Perché la musica imperiale non è solo musica, è anche piacere. Refrigerio. Sognato il Polo Nord? No? Vieni all'imperiale, da sabato prossimo entrerà in funzione il Polo Nord. Sarà freddo all'imperiale. È due mesi che stiamo lavorando per farvi sentire fresco. Perché ridi? Da sabato prossimo all'imperiale sarà fresco. Non ci credi, eh? È come la favola del lupo cattivo, vero?
piccolo pastorello che portava sempre le pecorelle a mangiare nel pascolo dell'imperiale. E il piccolo pastorello disse: al lupo, al lupo! E tutto il villaggio accorse a quel richiamo. Ah, al lupo, al lupo! E il lupo non c'era. Però il lupo arrivò, lupo cattivo, all'imperiale. Chi era il lupo cattivo? Alex Neri. Ecco il lupo cattivo. Sentilo, è cattivo, vero? No, no, era il lupo buono. Voi non ci crederete, però è più di 2 mesi che lavoriamo per darvi il refrigerio dell'aria condizionata. È 2 mesi che cerchiamo di darvi il freddo. No, non ci credete, eh? Venite per credere. Quello che è bello è che continuate a credere all'imperiale. Thank you.
Upa! 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 Wake up.
domani domani avete telefonato, io ho telefonato alla mia fidanzata e lei non era in casa e io gli ho detto dov'eri, perché non sei venuta con me, lo sai dove volevo portarti? Dove? Oh, ora l'imperiale mi parece che andrà bene. Dove ti volevo portare questa notte? Ti ho telefonato e tu non eri in casa. Tua madre mi ha detto che eri andato a fare la spesa. Bugiarda! Tu mi volevi tradire. E io ti volevo portare all'imperiale. Pensa un po', il mio amore contro il tuo tradimento. Imperiale, vieni qua che ti devo raccontare una cosa. Ho chiuso gli occhi ed ho visto tutto. Ho chiuso gli occhi ed ho visto il mondo. Chiudere gli occhi ed immaginatevi il vostro mondo. È rotondo? No? Ci sono le palme e le spiagge sono bianche.